sono riuscito con la plastichino. Però è inventato non me questo animatronics. Quindi anche semplificazioni burocratiche forti, che il contingente sono una parte della soluzione. Il problema però è che negli stessi giorni il governo vara un decreto legge che ci taglia, rispetto alla vendita di energia nel mercato, un ritorno di quasi 2/3 per tutto il 2022 solo alle rinnovabili. Cioè, mentre raccomandano, guardate quella mano fatta bene, pagano di più del 60% i profitti derivanti proprio dalle rinnovabili. E poi, ve lo ricordate? Rockstar. Poi Springtrap, molte, molto infreddi, freddi. A valle di questo provvedimento stanno scappando. Un investitore per investire ha bisogno di mettere poi a chiunque sia di un'iniziativa, io è quello lì che in Italia non sa quando parti, non sa quando arrivi. È chiaro che le aziende straniere, ma anche quelle italiane, preferiscono soluzione ai nostri tecnologie. Oggi è la stessa Confindustria che dichiara: per uscire dall'emergenza del caro energia dobbiamo puntare sulle rinnovabili, documentando tutti i nodi, regioni, sindaci, politici. Il 50% dei progetti lo costruisco ancora, ok? E il 50% con 6 anni di ritardi sui limiti di legge. Fatemi una cosa così. Ma autorizzazione, lo Stato peraltro non spenderebbe niente, mentre in questi soli poi, 10 mesi la crisi energetica ci ha costato 20 miliardi di euro. E oltretutto in soli 3 anni si creerebbero 80.000 posti di lavoro. Ma torniamo, aspettate, poi vedrete per un minuto nero. Siamo a Tuscania, nel Lazio, e per questo enorme campo nel lontano 2019 c'era parere favorevole da parte di tutti gli enti preposti per l'installazione di impianto fotovoltaico. Avete prodotto però purtroppo la sovrincompatibilità. L'ho messo. Il problema sostanzialmente è questo: che un impianto così grande sarebbe brutto da vedere. Dalla prima strada di troppo bello, è la mia cosa preferita. Per oltre un chilometro. Altrimenti non è nascosto. È assolutamente invisibile. Ma il comune non aveva già detto quest'area va bene? Si sono espressi in pan di stelle, pan. Forse nel caso di questo impianto c'erano dei problemi oggettivi. Sono state fatte osservazioni circa la presenza di resistenze archeologiche. Le fonti citate dalla sovrintendenza per sostenere che qui ci fossero necropoli non esistono. Fate vedere il musino. Vabbè, se no casca. Ciao.